Amici sportivi veronesi, gentili telespettatori, felice serata a tutti. Grande folla al Bentegodi domenica per Verona-Napoli. Prima partita di questo campionato di calcio 1984-85 che tutta la stampa nazionale si è già affrettata a definire il campionato più bello del mondo. Tale naturalmente ci auguriamo che sia per il nostro Verona, che seguiremo puntualmente dai teleschermi di Telearena ogni lunedì sera appunto a quest'ora. Vedete con quanto entusiasmo i sostenitori scaligeri hanno atteso il debutto della squadra gialloblu. Peraltro sugli spalti sono numerosissime non soltanto le bandiere gialloblu ma anche le bandiere issate dai mille e mille sostenitori napoletani giunti sin qui a sostenere la loro squadra. Comincia qui, dicevamo, amici sportivi veronesi, la favola bella del campionato di calcio, portandosi dietro la nostra speranza, i nostri sogni. Ci stringiamo subito attorno al nostro Verona, che deve vedersela per questa prima partita di campionato contro il Napoli di Maradona, la squadra più reclamizzata del momento. Tutti i giornali nel corso dei mesi estivi hanno ripetutamente parlato della formazione di Marchesi, che dopo aver disputato un paio di campionati estremamente deludenti nelle ultime due stagioni mostra ora tutte le intenzioni di poter ritornare tra le grandi del calcio italiano. Entriamo senz'altro in presa diretta con le immagini, vedete quanti fotografi attorno a Sua Maestà Maradona, acclamatissimo dalla folla, vedete anche quante bandiere biancazzurre sugli spalti. Le formazioni delle squadre sono le seguenti: per il nostro Verona Garella, Volpati, Marangon, Tricella, Ferroni, Brigal, Fanna, Bruni, Galderisi, Di Gennaro, Elkier. Nella panchina del Verona accanto all'allenatore Bagnoli siedono Spuri, Marangon, Donà, Turchetta e Fontolan. Il Napoli dal canto suo contrappone Castellini, Bruscolotti, Boldini, Celestini, Ferrario, De Vecchi, Bertoni, Bagni, Penzo, Maradona e Dal Fiume. Nella panchina da Napoli Di Fusco, Caffarelli, De Rosa, Carannante e Ferrara. Grande, grandissimo entusiasmo, grandissima attesa per questa partita che apre il campionato del nostro Verona. Vediamo inquadrato Nico Penzo, ex gialloblu, al quale ci regano dei ricordi di bellissime imprese calcistiche. Ora inquadrato è l'arbitro della contesa, che è il signor Mattei di Macerata. Ecco la curva sud, la magnifica curva dei più affezionati tra i sostenitori gialloblu, pronti a sostenere ancora una volta la pattuglia di Bagnoli impegnata in questo difficile compito. Ed entriamo senz'altro quindi in presa diretta con le immagini, dopo aver dato un ultimo colpo d'occhio al magnifico scenario del Bentegodi. Ecco il signor Mattei che si avvia a dare il fischio d'inizio. Il Napoli in casacca bianca alla destra della nostra postazione, quindi anche alla destra di chi assiste alla telecronaca, e il Verona alla sinistra dei vostri telescopi. Schermi. Maradona fotografatissimo è accanto in questo momento a Penzo per battere il calcio d'inizio. Parte il campionato di calcio 1984-85. Gridiamo ancora una volta il nostro Ale Ale, Ale Verona. Ci auguriamo di potervi raccontare anche in questo campionato, sia con i microfoni gialloblu di Radio Adige che attraverso le immagini Telearena, tante tante belle imprese del nostro Verona. E vediamo subito che cosa avviene sul terreno di gioco. C'è stato un fallo di Marangon su Celestini. Vediamo ora Bagni, Bertoni anzi, che si avvia alla battuta di questo calcio di punizione. Accanto a lui il capitano Bruscolotti. Ecco un tentativo di servizio profondo di Bruscolotti, palla fermata peraltro dal Verona. Marangon sulla fascia sinistra, eccolo trattenere palla, dando un'occhiata, ora c'è Volpati inquadrato, dando un'occhiata a quanto alla disposizione dei giocatori in campo. Si nota nel frattempo la mossa strategica studiata da Bagnoli in barba alle mille e mille provisioni sballatissime dei giornalisti della settimana, che hanno previsto per Maradona tante diverse marcature. Bagnoli mette Brigal su Maradona, mentre Volpati deve ancora una volta sacrificarsi nel ruolo di stopper, dovrà vedersela con Penzo e Ferroni, deve guardare Bertoni, proprio Bertoni inquadrato, Di Gennaro lo mette a terra, poi Brontola. C'è molta tensione in campo, molta emozione per questo avvio di partita. Calcio di punizione comunque per il Napoli, inquadrato Bertoni, accanto a lui anche Elkier, ecco anche Bagni e Dal Fiume che si avviano accanto a Bertoni. Bertoni è uno dei campioni acquistati quest'anno dal Napoli, che non si è limitato naturalmente all'acquisto di Maradona. Ecco Celestini, palla quindi per Bertoni, fronteggiato da Bruni, accanto a lui anche Elkier, pronto Bertoni a portarsi sulla fascia destra. Bruni lo tocca, Bertoni a terra, calcio di punizione quindi per il Napoli. Siamo esattamente al primo minuto e 41 secondi dal fischio d'inizio. Verona e Napoli hanno iniziato questa partita in un clima estremamente teso, c'è molta attesa sugli spalti tra i tifosi dell'una e dell'altra squadra. Ecco Bertoni che butta fuori dal campo una bottiglietta, probabilmente
parte e si avvia a battere questo calcio di punizione. Anche Elker, l'avete visto passare sui vostri teleschermi, è andato in difesa a sistemarsi nell'area gialloblu. Ecco Bertoni che batte, la palla varca tutta la linea di porta, è Galderisi che ha la meglio su Ferrario che ha toccato per ultimo, Ferroni inquadrato per la rimessa laterale. Di Gennaro, avanza Di Gennaro ora nel settore di destra, ecco il suo tentativo di lancio. De Vecchi agisce da libero nelle file del Napoli, Boldini, e c'è Di Gennaro che ha messo in fallo laterale, rimessa laterale assegnata al Napoli. De Vecchi, dicevamo, nella formazione napoletana agisce nel ruolo di libero, mentre Ferrario deve vedersela con Galderisi e Bruscolotti è alle costole di Elchiar. Ecco Bruni, Tricella Di Gennaro, quindi Marangon lascia Ferroni, avanza Ferroni inquadrato in questo momento, ecco Marangon, su di lui Celestini ha messo la palla in fallo laterale, vedete inquadrato sulla pista d'atletica anche un minaccioso cane lupo. Ecco ora il Verona che cerca di manovrare, Brigel fermato, calcio di punizione però per il Verona. Di Gennaro battuto, Marangon, ancora Marangon sulla fascia sinistra, ma il pignolo signor Mattei ha fermato l'azione perché forse il pallone è stato battuto in movimento. Inquadrati Marangon ed Elchiar, panoramica ora sul magnifico scenario del Bentegodi, ribollente di inni, di suoni, di canti e con grande sventolio di bandiere. Di Gennaro, Ferroni, Brigel inquadrati accanto all'arbitro signor Mattei, calcio di punizione per il Verona. Di Gennaro, Brigel fronteggiato da Maradona, Brigel su Maradona e la mossa sorpresa di Bagnoli, ma Brigel, avete visto, non si limita evidentemente a controllare il grande Diego, bensì di tanto in tanto si porta in avanti. Di Gennaro fermato, palla quindi recuperata ora da Penzo, ecco il vecchio Nico, vecchio amico tra l'altro dei sostenitori gialloblu, eccolo che lo attende Ferroni, palla quindi per Bertoni sulla fascia, cerca di far filtrare la palla ma c'è Tricella, puntualissimo come sempre. Ecco l'appoggio per Galderisi contro Ferrario, all'indietro arriva Pierino, lancio profondo, Elchiar, fuori gioco, brontola vistosamente il pubblico come sentite in sottofondo. I fotografi nel frattempo assistono nei nuovi spazi interrati, rimessa laterale per il Napoli e dal Fiume con il pallone in mano. Ecco Di Gennaro inquadrato, palla per quindi Bruni nel settore di centrocampo, quindi Brigel vi stende la falcata, ecco Marangon, quindi Brigel non riesce a raggiungere il passaggio di ritorno, quindi il Napoli cerca di riportarsi in avanti per l'intervento di Di Gennaro, quindi Maradona, ecco il grande Diego attesissimo, fischi, applausi, Di Gennaro interviene bene su di lui, Tricella dal Fiume ora inquadrato, su di lui Bruni, quindi Boldini stringe verso il centro, lo insegue Fanna, Volpate, quindi è Bruni che libera, palla però recuperata da Dal Fiume nel settore centrale, ecco il servizio profondo, Ferroni controlla Bertoni e mette in fallo laterale, rimessa laterale quindi per il Napoli, 5 minuti e 10 secondi al fischio d'inizio, avvio di partita teso con le squadre, l'altra pronta a darsi aperta battaglia e nello stesso tempo anche molto concentrata nell'impegno e quindi Guardinga nel controllare le rispettive azioni. Calcio d'angolo ora per il Napoli, è il primo della partita, Bertoni dalla bandierina della fascia sinistra, Daniel Bertoni giunto al Napoli dalla Fiorentina ha ritrovato con la maglia napoletana il suo vecchio amico Maradona, il tiro di Bertoni sull'esterno della rete direttamente. Garella e Tricella con Ferroni pure inquadrato in questo momento si avviano alla rimessa dal fondo, siamo sullo 0-0 dopo 5 minuti e 54 secondi dal fischio d'inizio tra Verona e Napoli, pronto Garella alla rimessa, ecco il suo pallone che giunge nel settore di centrocampo, c'è una deviazione a beneficio di Galderisi, ora cerca ancora Galderisi, messo giù di brutto da Bagni che è intervenuto in modo molto vistoso, ora si scusa con Galderisi, anche Di Gennaro va a parlottare con i due, calcio di punizione per il Verona per fallo di Bagni su Nanu, ora Galderisi cerca di raccapezzarsi un po', inquadrato anche Maradona, sino a questo momento non particolarmente in luce, Di Gennaro pronto alla battuta di questo calcio di punizione, accanto a lui anche Brigel. Ecco Di Gennaro che apre, quindi sopravviene Marangon, Fanna anticipato da un intervento di Boldini che mette in calcio d'angolo, 1-1 il conto dei corner, 0-0 sempre il punteggio che conta, Fanna pronto alla battuta dalla bandierina della fascia sinistra,
Ecco Fan inquadrato, cerca la battuta sul primo palo, Bruni alto, prima occasione da gol della partita al settimo minuto del primo tempo e Bruni ha spedito alto sopra la traversa il primo tentativo della partita. Sino a questo momento le due squadre si sono sostanzialmente equivalse, abbiamo assistito al primo tiro, al primo tentativo di tiro in porta, avete visto che Bruni ha spedito alto sopra la traversa ed ecco Castellini, vecchio guardiapali, che rispedisce verso la nostra metà campo, la palla scivola verso Tricella che spara via alla brava, quindi il Napoli che cerca di manovrare ora, ecco inquadrato De Vecchi, su di lui Galderisi, alla meglio De Vecchi che avanza superando la linea mediana, su di lui Di Gennaro, inquadrati anche Brighel e Maradona, protagonisti di un grande duello, Penso ora contro Volpati, si destreggia Penso, non lo molla Volpati, alla meglio Volpati, poi un rimpallo per Penso, ma Volpati sopravviene, Brighel, Tricella e quindi Di Gennaro sulla fascia sinistra, dal fiume cerca di disturbarlo, apre Di Gennaro quindi per Bruni. Ecco Bruni per Elkjær, Elkjær affonda i colpi sulla fascia, lo mettono giù di brutto, è stato Bertoni che se ne scusa con l'arbitro, calcio di punizione per il Verona, Bruni pronto alla battuta, ecco il tocco per Fan, Pierino sulla fascia destra, stringe, cross dalla parte opposta, cerca di giungere Barangon che però spedisce alto, è il secondo tentativo del nostro Verona, questo che Barangon non è riuscito a concretizzare. Ora è Castellini che si avvia a rimettere in gioco, 8 minuti e 48 secondi dal fischio d'inizio, 0-0 sempre tra Verona e Napoli in questa prima partita di campionato. È Castellini che si avvia a rimettere in gioco dal vertice dell'area piccola, centrocampo, Penso e Volpati sgomitano un po', calcio di punizione per il Napoli, Bagni inquadrato in questo momento, ora Mattei e Bruni. C'è un recupero difficoltoso della palla, nessuno osa avvicinarsi ai cani lupo ed ora c'è finalmente De Vecchi, laureato in legge, che fa quindi l'avvocato difensore, visto che gioca pure in difesa, che si avvia a battere questo calcio di punizione. Ecco il suo pallone profondo, c'è un tentativo da parte di Penso, su di lui ora Ferroni, sopravviene anche Volpati, ancora Penso. E c'è un fallo, brontola vistosamente Fanna che non è d'accordo, calcio di punizione comunque per il Napoli, anzi c'è un calcio d'angolo alla battuta del quale si avvia Bertoni, 2-1 per il Napoli, il conto dei corner, 0-0 sempre il punteggio che conta, mentre sta per scoccare il decimo minuto, un nugolo di fotografi sono già rivolti verso la porta gialloblu dove Bertoni cerca di indirizzare questo cross, ecco la palla che vi giunge, Garella e quindi è Bruni che si avvia a liberare, lo sta controllando Maradona, Bruni trattiene la palla, alla meglio Maradona, Bertoni, ancora Bruni, lotta da par suo, calcio di punizione per il Verona. Luciano Bruni si va conquistando stabilmente, sembra un posto in prima squadra, lo merita davvero per le sue belle doti tecniche e anche per la sua capacità di interdizione nella zona nevralgica del campo. Ecco Tricella, capitano giovane e coraggioso, che si avvia al servizio ora per Elkjær, palla però recuperata da Bagni, Maradona e quindi in fallo laterale mette Di Gennaro, rimessa laterale per il Napoli, inquadrata in primo piano la panchina gialloblu, ecco Maradona messo giù di brutto da Brighel, calcio di punizione per il Napoli, inquadrato Maradona, Bertoni e Boldini pure sulla palla, ecco Pierino che viene a disturbare gli avversari, pronto alla battuta Daniel Bertoni, ecco la palla dalla parte opposta, cerca di incornare Bagni, Penso anticipato, Garella raccoglie, nulla di fatto per questo tentativo del Napoli, 11 minuti e 10 secondi dal fischio d'inizio, 0-0 sempre tra Verona e Napoli, il Verona sino a questo momento ha cercato il gol con Bruni al settimo, ora è Tricella che si avvia a rimettere in gioco dalla linea dell'out, poi lascia l'incarico a Di Gennaro, c'è ancora una volta un recupero della palla non propriamente agevole, pronto Di Gennaro alla rimessa, ecco Tricella, Tricella trattiene la palla, quindi si guarda intorno, ecco il suo tentativo di servizio per Galderisi anticipato da Ferrario e quindi è dal fiume che spedisce in avanti, ancora Penso, Volpati in lotta, alla meglio Penso stavolta, alla meglio Volpati stavolta, il fallo era di Penso, ecco Volpati che tocca a Ferroni, Ferroni quindi
cerca un servizio profondo. Galderisi, bravissimo nel controllo, però poi alla meglio Bagni in tackle. Galderisi cerca di recuperare la palla, rimessa laterale. Ecco quindi il Napoli con il Baffuto dal Fiume, centrocampista con il numero 11 che si avvia a rimettere in gioco con le mani. Inquadrato anche Elkier, ecco dal Fiume che cerca di servire Maradona. Avete visto l'impetuoso intervento di Brigal, rimessa laterale quindi ancora per il Napoli. Siamo al 12° del primo tempo. Ecco ancora Maradona contro Brigal, bravissimo Hans-Peter Brigal che mette la palla oltre la linea dell'out. Hanno una struttura fisica estremamente diversa Brigal e Maradona, ma il nostro magnifico Telescotto sembra in grado di controllare colui che è stato definito il più grosso giocatore del mondo. E ora Maradona ha commesso un fallo su Brigal, avanza bene Tricella elegante come di consueto. Elkier cerca quindi un servizio dalla parte opposta, Galderisi, ecco Nanu che avanza, tiene bene la palla, lo mettono giù di brutto. De Vecchi si è preso una botta pure, De Vecchi, Nanu è stato colpito duro. Ieri poi negli spogliatoi abbiamo visto Galderisi anche al termine della partita, era ancora dolorante per le botte. Questa è la prima della partita, nel frattempo vediamo inquadrati Fanna e Maradona che stanno discutendo dopo un successivo scontro, ma Galderisi e De Vecchi sono rimasti a terra. Incredibilmente il signor Mattei aveva lasciato proseguire il gioco sull'intervento che abbiamo visto benissimo in primo piano dei teleschermi di Telearena. E ora Galderisi riceve i soccorsi del caso, inquadrati Ferrario, Bruscolotti, il dottor Costa e il bravissimo massaggiatore Francesco Stefani. Inquadrato anche ora Mattei, il dottor Costa con la borraccia miracolosa può abbandonare il terreno di gioco mentre Stefani si attarda a sollevare Galderisi. Sta zoppicando anche l'avvocato De Vecchi. Calcio di punizione comunque per il Napoli, perché l'azione per il signor Mattei doveva proseguire, era proseguita infatti e c'era stato poi un fallo dei gialloblu. Bagni inquadrato, ecco il suo tocco, vediamo un po' per chi. Ecco che sopravviene ancora Bertoni che viene messo giù. Di Gennaro non è d'accordo col signor Mattei, brontola vistosamente, ricordiamo che Di Gennaro lo scorso anno proprio contro il Napoli ebbe a subire un'espulsione in quel di Napoli appunto. Dal Fiume, Bagni inquadrati, ecco la battuta di Dal Fiume, ancora Penso che si destreggia, non lo molla Volpati, sopravviene Bruni in raddoppio di marcatura, palla all'indietro Dal Fiume, Dal Fiume quindi in centro area dove Tricella ancora una volta precisissimo di piatto destro mette fuori ed ecco Pierino Fanna che ingrana la marcia. Marangon invitato all'azione sulla faccia sinistra, il Bentegodi si avvia ad esplodere, ancora Marangon contro Celestini, stringe verso il centro ma purtroppo alla meglio Celestini che tocca De Vecchi che alza quindi ora per Bertoni se non andiamo errati e c'è un fallo di Fanna. Calcio di punizione per il Napoli, vediamo inquadrato Fanna e è ora De Vecchi che si avvia a sistemare il pallone. Ecco Bertoni che si è rialzato, anzi si trattava di Boldini, e De Vecchi che butta in avanti la palla a beneficio appunto di Bertoni. Bertoni sulla fascia destra cerca di giungere un cross, Ferroni interviene ora dopo il primo intervento di Volpati, quindi Tricella, Tricella sulla fascia sinistra, Fanna messo giù di brutto dal suo diretto avversario Boldini. Calcio di punizione per il Verona, ecco Fanna che da Tricella ancora Fanna, Maradona inquadrato di spalle, ma c'è Brigel che se ne va, perde però la palla ma la recupera bravamente Bruni, evita una carica, Volpati di spalle Penso, Volpati prudenzialmente all'indietro a Maradona. 16 minuti e 4 secondi del primo tempo, amici sportivi veronesi che state rivivendo con noi dei teleschermi di Telearena le immagini della stupenda partita tra Verona e Napoli. Siamo ancora sullo 0-0, ecco Garella che molla un gran calcio, la palla che cade senza un lamento, anzi ancora non è caduta, eccola che arriva Elkier, Galderisi molto bravo, c'è Boldini che interviene, quindi Bagni fermato da Di Gennaro, rimpallo che favorisce ora l'intervento di Ferrari che controlla, inquadrato con lui anche Castellini che chiede palla, la riceve
Ancora Castellini quindi per Ferrario, che agisce come stopper su Galderisi, ma di tanto in tanto sostituisce De Vecchi quando questi cerca qualche proiezione offensiva. Molto bravo nel frattempo Volpati, che merita un grosso elogio perché si va sacrificando per la squadra. In assenza di Fontolan agisce come marcatore puro. Ecco Tricella, quindi Di Gennaro, che appare in forma smagliante. Il suo tentativo di servizio profondo, cerca di andarsene da quella parte Elkier, ma alla meglio ora De Vecchi. De Vecchi avanza e tocca quindi nel settore centrale, avanza ora il capitano Bruscolotti. Maradona che cerca un po' d'aria visto che Brigala non gliela consente, Bagni e quindi Ferrario. Inquadrato lo stopper napoletano Ferrario, Elkier va a disturbarlo, quindi palla per Maradona. Ecco quindi il servizio per Bagni, Bagni sulla faccia sinistra, lo raggiunge pulito Di Gennaro, stupendo intervento difensivo di Di Gennaro, che serve quindi Elkier. Maradona però riesce a recuperare la palla, Bertoni, Maradona non riesce ad inserirsi, Bruni lascia a Garella. 17 minuti e 39 secondi al primo tempo, 0-0 sempre tra Verona e Napoli. La partita si fa sempre più tesa, più accesa sia agonisticamente che anche dal punto di vista tecnico, con qualche spunto pregevole, anche se sino a questo momento avrete notato che c'è stato un semplice tentativo in porta da parte di Bruni al settimo minuto con quel tiro finito purtroppo alto. Ora c'è un calcio di punizione per il Verona. Ecco Di Gennaro inquadrato, Brigel si sgancia ancora una volta, magnifico, lo mettono giù ancora una volta, ma c'è Bruni che può proseguire l'azione, il suo cross, palla finita fuori, cerca di recuperare ancora il Verona con Tricella che serve Marangon, ma purtroppo la palla varca la linea dell'out, peccato. Il nostro magnifico Ariete Brigel se ne stava andando stupendamente, avete visto sulla fascia destra è stato messo giù di brutto, ma il gioco è proseguito perché la regola del vantaggio consentiva alla nostra Verona di restare in possesso di palla. 18 minuti e 36 secondi al fischio d'inizio, sempre 0-0 tra Verona e Napoli. Ecco Bagni in azione, su di lui Di Gennaro, contrasto ora tra De Vecchi e Volpati, calcio di punizione quindi per il Napoli. Ferrario che si avvia a recuperare la palla, ecco il calcio di punizione, questi è De Vecchi che leggermente zoppicante ancora, ricordiamo che aveva commesso comunque lui fallo su Galderisi nell'occasione del suo infortunio. Ecco Bagni inquadrato, cerca un lancio profondo ma controlla tranquillamente la situazione del Verona, ed ecco Garella chiamato all'azione, tranquillamente recupera la palla Garella. 19 minuti e 11 secondi, Tricella a sua volta porta in avanti la palla, ecco il suo amico Volpati, ancora Tricella cerca quindi il servizio per Bruni, Bruni contro dal fiume, palla per Di Gennaro, stupendo lavoro di Di Gennaro, Bruni, Di Gennaro ancora, un grande campione Totò Di Gennaro, un giocatore che abbiamo visto maturare a grossi livelli proprio qui a Verona, sta disputando un avvio di stagione veramente scintillante. Ancora Di Gennaro che tocca di esterno per Galderisi, Galderisi contro un avversario, ancora Nanu, quindi Bruni sulla fascia destra in prossimità della bandierina, su di lui De Vecchia dal fiume, ancora Galderisi magnifico, tiene la palla, la difende, lo schiacciano, tutto buono per l'arbitro. Ecco Fanna retra, cerca spazio, Brigel tenta la botta, Castellini si accartoccia e blocca. Tentativo del Verona al ventesimo del primo tempo. Il nostro Verona, amici sportivi veronesi, come vedete, dopo un avvio un po' emozionato, teso, nel corso del quale le squadre si sono mantenute su un piano di sostanziale equilibrio, cerca ora di rendere un po' più produttive le proprie manovre. Ancora una volta Brigel messo giù, questa volta da Penzo, calcio di punizione, alla bisogna si accinge lo stesso Brigel, Ferroni quindi porta in avanti la palla, siamo sempre sullo 0-0, ventesimo e 35 secondi dal fischio d'inizio, Garella in possesso di palla, ecco la sua rimessa dal fondo, come sempre molto potente, ha sopravanzato come avete visto anche il cerchio di centrocampo, Marangon sulla fascia sinistra, cerca l'appoggio profondo, De Vecchi controlla di piatto, ancora Marangon ostacolato da Maradona, quindi dal fiume, lascia Bagni, inquadrato anche Fanna, ecco Bagni che si guarda intorno, scatta Boldini sulla fascia sinistra, si avvia a recuperare, sgomita vistosamente Boldini all'indirizzo di Fanna, e il signor Mattei sembra prendersela col nostro Pierino, ma
Avete visto, amici sportivi veronesi, che forse l'intervento falloso era proprio del terzino napoletano. Comunque Boldini pronto alla battuta di questo calcio di punizione, Fanna che lo va a disturbare, ecco il pallone in avanti, in corna via Volpati, recupera quindi dal fiume, quindi Bruni rispedisce in avanti, Elkier va a raggiungere la palla ma non la raggiunge per l'intervento della difesa napoletana, questi è De Vecchi, palla ben recuperata da Fanna, magnifico, ecco quindi Di Gennaro. Olè, avanza Tricella, Tricella a centrocampo, quindi Marangon, si distende bene il Verona, si ritrovano a memoria i nostri, ecco Tricella, Celestini ha ostacolato duramente Marangon, quindi Bruni sulla tre quarti, ecco l'appoggio profondo, Elkier, e c'è stata qui una spinta abbastanza evidente di Bruscolotti su Elkier, che sta sboccolando in danese all'indirizzo del signor Mattei, che però è di Macerata e non comprende. 22 minuti e 14 secondi, Elkier vicino all'impatto decisivo con la palla, ecco ora Castellini che si avvia a rimettere in gioco dalla linea di fondo. Molto discutibile questo intervento di Bruscolotti su Elkier, sono peraltro episodi che avvengono con una certa frequenza. Vedete nel frattempo che Marangon voleva andare a recuperare la palla, ma questo cagnaccio nero lo ha sconsigliato dall'insistere nella sua generoso tentativo. Ecco Bruni quindi per Di Gennaro, scatta ancora Marangon sulla fascia, distende però la falcata Di Gennaro, apre dalla parte opposta e ora c'è Bruni all'indietro, arriva Pierino anticipato di un soffio e quindi Boldini libera, e c'è ora Ferroni in lotta con Bertoni e l'arbitro ha visto, beato lui, un fallo di Ferroni su Bertoni, anzi no, il fallo era proprio di Bertoni su Ferroni. Invece calcio di punizione che si avvia a battere Fanna, pronto alla battuta Pierino di questo calcio di punizione, inquadrato anche il signor Mattei, ecco Fanna che batte, siamo al 23esimo e 30 secondi dal fischio d'inizio, respinge la difesa avversaria, spara al volo Di Gennaro. Il gol è maturo, direbbero i nostri nonni, ci stiamo avvicinando alle fasi decisive della partita e per riviverle con la stessa emozione di ieri lasciamo la parola alla registrazione della radiocronaca di Radio Adige. Siamo comunque al 24esimo del primo tempo senza alcun gol sino a questo momento, 0-0 sempre tra Verona e Napoli in questa attesissima partita che corrisponde certamente alle attese per quanto riguarda le emozioni, la tensione in campo, ma che sino a questo momento non ci ha riservato particolari emozioni a ridosso delle due aree. Ma ecco il Verona che ci riprova, ecco Marangon sulla faccia sinistra, eccolo in prossimità della linea del campo, appoggio profondo per Di Gennaro che distende bello la falcata sulla faccia sinistra, quindi tocco all'indietro per Marangon, palla ancora per Di Gennaro che deve evitare il pressing di Bagni, ringhiante come sempre, ecco Di Gennaro che purtroppo è costretto ad arretrare di molto la propria azione e a servire ancora all'indietro Ferroni ora sulla faccia destra della nostra metà campo, si avvia a sua volta a superare la linea mediana. Ancora quindi il pallone per Brigel che vede un varco nel settore centrale, esce ad ostruirgli lo De Vecchi, palla profonda per Fanna in area, cerca di destreggiarsi, Boldini su di lui, Fanna, bel cross, Boldini in calcio d'angolo, stupenda azione di Pierino Fanna e Boldini è dovuto intervenire per mettere palla in calcio d'angolo, 2-2 il conto di Conna, 0-0 sempre il punteggio che conta. Amici sportivi veronesi, il nostro Verona sta ora attaccando, si avvia a battere questo secondo calcio d'angolo, ecco Pierino Fanna la battuta in prossimità della linea della bandierina della faccia destra, si va sistemando la palla, grande affollamento nell'area di rigore del Napoli, anche Brigel naturalmente in fase offensiva, col pallone profondo, Brigel, rete, ale, bom, Spiter Brigel, 25esimo del primo tempo, Verona 1, Napoli 0, Ale, boom boom. Amici sportivi veronesi, Brigel ce l'ha fatta, ha incornato stupendamente questo calcio d'angolo battuto da Fanna dalla bandierina della fascia destra. Stupenda incornata di Brigel, amici sportivi veronesi, è il nostro primo rete del campionato e che già alto nel cielo del Bentegodi, abbrunito ora dai fumogeni lanciati dai sostenitori gialloblu, pronti a festeggiare questo gran gol del nostro Telescotto che ci ha regalato questa stupenda gioia. Ma c'è Penzo dalla parte opposta in lotta con Volpati, la partita, amici sportivi veronesi, come potete ben capire, è tutt'altro che finita.
Da ieri a oggi rivediamo ora le immagini in presa diretta. Ecco Penso che lascia l'incarico a Dal Fiume per questa rimessa laterale. 1-0 quindi per il nostro magnifico Verona al 26esimo del primo tempo. Ecco Brigel contro Maradona ancora, sopravviene anche Fanna, altro calcio d'angolo, ma il signor Mattei non è d'accordo e Maradona brontola vistosamente all'indirizzo dell'arbitro. Ecco Garella e Tricella pronti a rimettere in gioco. Garella ancora sul vertice dell'area piccola, si va sistemando la palla. Amici sportivi veronesi, abbiamo vissuto al momento del gol di Brigel una grandissima emozione, il nostro Verona contro il tanto decantato Napoli di Maradona, è riuscito ad andare a segno proprio con l'uomo che Bagnoli con grande perizia strategica aveva appioppato alle costole dell'asso argentino. Ecco Celestini che si improvvisa Maradona, c'è un calcio di punizione per il Napoli in prossimità del cerchio di centrocampo. Bagni e Dal Fiume inquadrati, il signor Mattei Pignol indica che la palla deve essere rimessa un po' indietro. Ecco De Vecchi che si avvia a battere, davanti a lui Galderisi. De Vecchi butta all'indirizzo di Penso che cerca la deviazione, magnifico l'intervento al volo di piatto destro di Tricella, palla recuperata quindi dal Napoli che cerca nuovamente l'incursione sulla fascia destra, è Bertoni che si destreggia, Celestini, Marangon lo ferma, si becca un calcio e poi lo sbattono contro i tabelloni pubblicitari. Rimessa laterale comunque per il Napoli, il signor Mattei ha lasciato correre il tutto, anzi forse ha concesso, sì, ci sembra un calcio di punizione per il Verona che si avvia a battere Tricella, che tocca per Garella. Amici sportivi veronesi, che state rivedendo con noi le immagini di questa elettrizzante splendida partita dal teleschermo di Telearena, siamo ora al 28esimo del primo tempo, il nostro Verona in magnifico vantaggio per 1-0 nei confronti del Napoli. Ecco Fanna in lotta con Boldini, sgomitano ancora vistosamente i due, Fanna la meglio, magnifico Pierino, ecco Pierino sulla fascia destra, lo sta controllando Boldini, palla verso Elkier che però viene sopraffatto da Celestini che tocca a Castellini. Ecco Castellini ancora che lascia Celestini, avanza Celestini sulla fascia destra, va a disturbarlo Galderisi, la palla è per De Vecchi, ancora Celestini, anche Elkier in pressing sulla palla, l'intervento di Elkier, avete visto, Celestini si è attuffato credendo di essere al San Paolo, per una volta ha avuto ragione perché il signor Mattei è abboccato vistosamente. Ancora Elkier a lottare contro Celestini che se la prende anche con il pallone, il gioco ora è stato interrotto dal signor Mattei, arbitro non proprio impeccabile della contesa. Il calcio di punizione però è per il Verona, ecco un lancio profondo, il campo però ahimè è finito. Napoli 0 Verona 1, amici sportivi veronesi, ale ale boom boom, ha segnato un grossissimo gol Hans-Peter Brigel andando a mollare Maradona e ad incornare uno stupendo pallone davanti a Castellini. Brigel ha proprio spiazzato Castellini con un tocco di testa non soltanto potente ma anche molto abile e intelligente. Ecco ora Bertoni in lotta con Ferroni, Ferroni invoca un mani a suo vantaggio ma l'arbitro concede invece la punizione a Napoli. Ecco ancora Maradona e Brigel in lotta, Maradona questa volta la meglio e Brigel è costretto ad un fallo, calcio di punizione in quadrato De Ghito, sino a questo momento annullato. Ecco l'appoggio per De Vecchi che avanza, va a disturbarlo Nanu, De Vecchi di punta per Boldini, Volpati, Di Gennaro vanno a liberare ed ecco Tricella che si è già proposto in chiave offensiva, poi c'è Fanna comunque che riceve accanto a lui Di Gennaro, riceve Di Gennaro, ora va a disturbarlo Bagni, ancora Pierino. Ecco appoggio per Bruni, manovra a memoria, ripetiamo, il nostro magnifico Verona, ma c'è un intervento di Penso. Penso ora nel settore centrale, cerca spazi che Volpati non gli consente, palla per Dal Fiume. Ecco quindi Bertoni chiamato all'azione, si destreggia con buona tecnica, cerca di far filtrare un pallone che Garella controlla con estrema tranquillità. 30 minuti e 20 secondi del primo tempo, Verona 1 Napoli 0, inquadrati Garella e Volpati, il nostro Verona ringaluzzito per il gol di vantaggio cerca di condurlo in porto con un'abile condotta di gara. Ecco Garella che se la prende ancora con il pallone, strapazzatissimo dal gran calcione dal nostro portiere. Ecco Galderisi ed Elkier in azione, Galderisi, bello lo spunto di Elkier che purtroppo per un soffio non riesce a metterci il piede e vedete il nasone di Castellini che è già andato a darpionare la palla e che si avvia a rimetterla quindi in gioco dal vertice dell'area piccola, scambio con Ferrario, ancora Castellini
si avvia quindi a riportare in avanti, a ributtare in avanti la palla. Ora il pallone viene controllato da Tricella, bravissimo di testa, palla quindi portata avanti ora da Fan, che tocca Tricella, che lascia Bruni, ancora Tricella, magnifico, ecco Tricella nella fascia destra, difende stupendamente la palla, Bruni quindi, e c'è un intervento di Ferrari su Calderisi, ma recupera Fan, chiamato all'azione Marangon, un grande Verona in azione, amici sportivi, ecco Marangon che dà Di Gennaro, attenzione Di Gennaro, Di Gennaro cerca il triangolo con Bruni, Di Gennaro, Castellini, Calderisi, ale 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 ale, bom 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 bom, Nanu Calderisi, il vero Maradona è fra noi, Nanu Calderisi, e quell'incosciente del signor Mattei Pignolo, in modo del tutto assurdo, va ad ammonire Calderisi, colpevole di aver esultato troppo, veramente incredibile questa ammonizione del nostro Calderisi, ma ce la teniamo volentieri perché il magnifico Nanu ha raccolto una respinta miracolo di Castellini su tiro di Di Gennaro e quindi ha realizzato il 2-0, amici sportivi veronesi, uno stupendo momento del calcio scaligero, 32esimo del primo tempo della prima giornata del campionato di calcio 84-85, il nostro Verona in vantaggio sul acclamato Napoli di Maradona per 2-0, Brighella al 25esimo, Nanu Calderisi al 32esimo. Ripetiamo, amici sportivi veronesi, che ci sono delle nuove disposizioni che cercano di vietare ai giocatori eccessive manifestazioni di entusiasmo, ma il nostro Nanu Calderisi non aveva neppure ceduto e a nostro avviso certe norme dovrebbero essere interpretate con un pizzico di buonsenso. Calderisi dopo il gol è andato naturalmente ad esultare sotto la curva e il signor Mattei, che cerca a sua volta di mettersi in bella evidenza, visto che per gli arbitri molto spesso non c'è gran gloria, ha preferito e i nostri tecnici hanno ancora una volta miscelato la nostra voce con la stessa nostra voce della radiocronaca diretta della domenica. 2-0 per il nostro Verona, amici sportivi veronesi, al 33esimo del primo tempo. Ora c'è Castellini che si avvia a rimettere il pallone dal vertice dell'area piccola, inquadrati ora i napoletani che cercano di rispondere colpo su colpo. La partita è tutt'altro che finita perché il Napoli dispone di grosse campioni. Avete visto nel frattempo un grosso anticipo di Brighella ancora su Maradona e avanza quindi un altro magnifico campione gialloblu, si tratta di Di Gennaro, lancio profondo per Elkier, anticipato da Bruscolotti che riesce a toccare a Boldini. Siamo ora al 34esimo del primo tempo, Verona 2 Napoli 0, ale ale. Ora c'è Ferroni che controlla questo pallone profondo, lo dà a Tricella, Tricella quindi per Marangone, sempre puntualissimo sulla fascia, Maradona cerca di disturbarlo, si levano al cielo inni, bandiere, canti dei sostenitori gialloblu. Ecco Di Gennaro che tocca Tricella, avanza nel settore centrale, sopravviene però Penso che comprende le direttrici del gioco gialloblu, ma il suo passaggio per Maradona viene raccolto da Bertoni, su di lui c'è già Ferroni, ancora Bertoni all'indietro per Maradona, ecco l'appoggio per Penso che viene controllato ora da Bruni, cerca spazio quindi Nico, il suo pallone incocia la nostra difesa e c'è ora il magnifico Calderisi che avanza nel settore centrale, palla per Elkier, ancora un lancio per Calderisi che controlla ma lo sopraffanno e ora c'è il Napoli che riprende il possesso del pallone con De Vecchi che lancia Celestini, Celestini sulla fascia destra, 2-0 per il nostro Verona, amici sportivi veronesi, una grande giornata di sport quella che la pattuglia di Bagnoli ci ha fatto ancora una volta vivere con grande gioia di tutti. Ecco Bertoni pronto alla battuta, accanto a lui Maradona che riceve, Maradona cerca sempre di girare al largo da Brighella che lo sta tenendo stupendamente, ora lo tiene per dire il vero anche un po' per la maglia, ancora Maradona sulla faccia destra, palleggio volante, poi ci ripensa, mette giù la palla, non lo molla Brighella, ecco il cross di Maradona, Garella raccoglie, bravissimo Aleli. Siamo al 35esimo ora, al 36esimo quasi ormai del primo tempo, c'è Bruscolotti che controlla questo pallone toccandolo all'indietro per Castellini, quindi De Vecchi porta in avanti la palla, De Vecchi giocatore lento con passato elegante, ecco Bagni, avanza Bagni che è tutt'altro che compassato invece per quanto riguarda un caratterino mica male, ecco Maradona che gli chiede palla, la riceve, sempre Brighella che non lo molla, palla per Penso, anche Volpati, stupendo l'intervento di Di Gennaro ancora una volta
Fanna, Elker, Di Gennaro, Ale, il Brasile, ecco tra noi amici sportivi veronesi, ecco Galderisi, Elker anticipato di un soffio dalla pelatina di De Vecchi e la palla varca la linea di fondo. È il terzo calcio d'angolo questo per il nostro magnifico Verona nel corso del primo tempo. Siamo adesso al 36esimo, mancano una decina di minuti al termine di questa prima parte della gara. Il Verona in vantaggio per 2-0. Brigel, Galderisi, ora c'è Bruni, stupendo il suo tiro di esterno destro che ha colpito pure l'esterno della rete. Castellini si è librato in tuffo per andare a bloccare il tiro di Bruno, l'ha superato, il tiro di Bruni l'ha superato, ma purtroppo è finito, avete visto, sull'esterno della rete. Ora è Castellini che si avvia a rimettere in gioco dal vertice dell'area piccola e sta prendendo la rincorsa. 2-0 sempre per il Verona il punteggio. Il Napoli evidentemente non ci sta a perdere, cercherà ora di riportarsi in avanti. C'è Tricella che ferma però la palla, ecco l'appoggio per Marangon. Marangon sulla faccia sinistra cerca di far pervenire un pallone profondo a qualcuno dei nostri, ma c'è il Napoli che riprende il comando dell'operazione. Tentativo di fallo da parte di Di Gennaro, quindi Bertoni ora inquadrato, palla per il Napoli e Penso anzi in lotta con Volpati. Tentativo di cross dalla parte opposta, Fan controlla che la palla varchi innocua per noi la linea di fondo. Nulla di fatto per questo tentativo del Napoli, ecco Fan che ha consegnato la palla a Garella, da Garella quindi ancora Fan, avanza Fan sulla fascia destra, Garella ancora. 2-0 per il Verona sempre in questo primo tempo, altamente emozionante anche per la presenza sugli spalti di moltissimi sostenitori napoletani e quindi lotte anche verbali e purtroppo non soltanto quelle abbiamo sentito sugli spalti. Ora c'è un intervento di Brigel su Maradona, il gioco viene fermato, c'è un calcio di punizione che si avvia a battere De Vecchi che tocca breve per Dal Fiume che cerca spazio, Maradona, ancora Maradona contro Brigel, se ne va Maradona, Di Gennaro stupendo interviene, ma c'è Bagni che dà Boldini, Boldini contro Fanna, Boldini stringe verso il centro, ora Di Gennaro su di lui, lancio per Bagni, Bagni se ne va, attenzione Fanna stupendo con la punta del piede, Pierino Fanna confermando di essere non soltanto un grosso attaccante ma di sapersi trasformare anche in centrocampista e addirittura in terzino come in questo momento quando è necessario. Pierino Fanna ci ha messo la punta del piede ed è riuscito a mettere in calcio d'angolo, calcio d'angolo per il Napoli. Daniel Bertoni pronto alla battuta, è il terzo calcio d'angolo, ripetiamo, per la formazione partenopea. 6 minuti al termine del tempo, ecco Bertoni che batte la palla, c'è stato un fallo nel frattempo di Dal Fiume su Marangon, ecco Marangon che spiega Dal Fiume la cosa, calcio di punizione comunque per il Verona dall'interno della nostra area di rigore, ecco Garella che si avvia a toccare breve per Tricella, poi ci ripensa, va a sistemarsi la palla da un'altra parte, ecco invece lo scambio con Volpati, poi Garella ancora, ancora una volta molto potente la sua rimessa dal fondo, c'è un intervento di Bruscolotti su Elchiar, palla quindi per Celestini, Celestini sulla fascia destra, ecco sopravvenire De Vecchi, De Vecchi nel settore centrale, Maradona accanto a lui, Maradona cerca un po' di spazio ancora, ma c'è un cross per Dal Fiume, Tricella, Ferroni, Tricella, Garella. Amici sportivi veronesi, avete visto che su un pallone di De Vecchi, di Dal Fiume, anzi non propriamente pericolosissimo, c'è stato un piccolo pasticcio difensivo dei nostri e per poco, nel frattempo c'è un fallaccio di Bruscolotti su Elchier e vedete che Bagni va a disturbare Elchier e si permette ancora di beffeggiarlo quando l'altro è a terra. Questo Bagni che ha fatto conoscere da molti anni in tutti i campi d'Italia la sua inciviltà connaturata sta ora brontolando vistosamente all'indirizzo di Elchier e Brigel, parlando una misteriosa lingua, riesce a convincere Bagni a starsene per un attimo calmo. Purtroppo Elchier, avete visto, si è beccato una terribile botta sotto il ginocchio ad opera di Bruscolotti e ora il dottor Costa e il massaggiatore Stefani cercano di portargli i soccorsi del caso. È molto dura la scorza di Preben Elchier e quindi è auspicabile un suo rimanere in campo
nel meglio delle condizioni, anche se la botta, ripetiamo, è stata veramente dura. Vediamo ancora i soccorsi per Elchiar. Ecco Elchiar ancora inquadrato, il dottor Costa si esibisce in un colpo di tacco, vedete Francesco Stefani che cerca, ecco, fa una smorfia ora in questo momento. Stefani, Elchiar sta smoccolando contro quelli che l'hanno pestato in questo modo e dovrà attendere l'intervallo per recuperare la sua piena efficienza. Va, sentite con quanti applausi il pubblico saluta il ritorno in campo di Elchiar. Ora c'è Tricella che batte questa punizione, palla per Galderisi sul quale c'è stato un fallo, calcio di punizione alla cui battuta si accinge ora Bruni. Bruni affanna sul pallone, ancora Fanna che si avvia a battere. Ecco Pierino che sta guardando dove meglio mandare la palla. Pierino Fanna inquadrato in questo momento, ecco il suo pallone che dal fiume spedisce in calcio d'angolo, il quarto calcio d'angolo per i gialloblu che stanno conducendo, ripetiamo, per 2-0 mentre mancano soltanto 3 minuti alla fine del tempo. Pronto Fanna alla battuta. Fanna e Bertoni sono gli incaricati delle battute dei corner. Si tuffa De Vecchi, Maradona, quindi Volpati, Marangon, quindi De Vecchi ancora mette fuori, recupera Ferroni. Ferroni nel settore centrale, evita il pressing di due avversari, tocca all'indietro per Tricella che governa la situazione preferendo un appoggio prudenziale all'indietro per Garella. Fischia il pubblico di parte napoletana, se ne infischia Tricella che ha appunto toccato all'indietro. Ecco Di Gennaro ancora una volta abilissimo nel controllo dell'azione centrocampo, sventaglia un pallone profondo sul quale Elchiar non ce la fa perché il colpo di Bruscolotti evidentemente si fa sentire ancora. Ecco, vedete Elchiar inquadrato nella parte alta del teleschermo, ancora un po' zoppicante. Maradona nel frattempo cerca di svegliare i suoi. Ecco Bertoni che si porta a spasso Ferroni, attenzione, se ne va Bertoni, se ne va questa volta Bertoni e Ferroni, giocatore per solito corretto, è costretto ad un fallo per fermare Daniel Bertoni. Ed ora c'è un momento di grande emozione per gli sostenitori scaligeri in quanto il Napoli dispone di tiratori assolutamente eccezionali quali Maradona, Bertoni, penso lo stesso De Vecchi, e quindi ora Garella e la nostra barriera dovranno darsi da fare per cercare di bloccare questo calcio di punizione. Vediamo Diego Maradona che si accinge alla battuta, accanto a lui anche Penza, poi Penza si porta nell'area gialloblu, è tutto solo Maradona con la palla e con le speranze dei mille e mille napoletani che stanno seguendo la sua azione. È pronto, ripetiamo, Maradona alla battuta. Ecco la sua rincorsa, sta scrutando la situazione Maradona, ancora non si decide a battere perché i nostri stanno discutendo col signor Mattei per la barriera. Maradona, attenzione, ci ripensa, ecco il suo tentativo, respinge un giocatore in barriera, pronto la Maradona, ma recupera comunque il Napoli che riprende ad attaccare. Ecco ora Boldini, Boldini sulla faccia sinistra, controllato da Bruni, Boldini all'indietro, recupera quindi un tentativo il Napoli, ma il pallone profondo di Dalfiume non viene raggiunto da Penza, c'è quindi Garella che recupera il pallone per noi, lo scambia con Tricella. Siamo ormai al termine del primo tempo, amici sportivi veronesi, questo primo tempo che ci ha riservato grosse emozioni, soprattutto due grossi scoppi, due grossi lampi di gioia. Allorché Brigala al 25esimo e Galderisi al 32esimo ci hanno regalato due magnifici gol contro questo Napoli tanto conclamato. Ora è ancora Garella che scambia con Tricella, primo piano per il nostro magnifico portierone che, per dire il vero, non è stato impegnato molto in questo primo tempo. Ecco la palla che giunge nel tre quarti, c'è stato un fallo di Galderisi su Ferrario, calcio di punizione quindi per il Napoli in prossimità del cerchio di centrocampo. Ecco De Vecchi che tocca per Bagni, Bagni ancora, il primo tempo è finito, Bagni trova ancora la voglia di brontolare con Elchiar. Elchiar, vedete, gli fa cenno di starsene tranquillo, sopravviene Di Gennaro. Ecco Elchiar che fa vedere a Maradona di guarda un po' cosa mi hanno fatto i tuoi compagni. Il misterioso linguaggio del calcio non conosce evidentemente confini fra il danese e l'argentino. Si è inserito Di Gennaro con il suo tosco partenopeo veronese. Fatto sta che i giocatori rientrano ora negli spogliatoi. Ecco il tabellone luminoso che indica il risultato sino a questo punto: Verona 2, Napoli 0, Briga e Galderisi. Ale 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 bum bum. Ci risentiamo tra qualche istante per rivedere le immagini della ripresa.
Ovviamente gli striscioni che inneggiano a Maradona sono numerosissimi al Bentegodi, assieme naturalmente agli standard giallo-blu che sono sventolati soprattutto con particolare emozione dalla curva sud. Ed ecco che sono partiti i giocatori per la disputa della seconda parte della gara. Il Napoli ha già dimostrato al termine del primo tempo di non voler accettare ancora la sconfitta, e c'è naturalmente da temere perché la formazione napoletana dispone quest'anno di giocatori capaci di rovesciare qualunque risultato. Entriamo senz'altro in presa diretta con le azioni in campo. Ecco Bertoni che preferisce un appoggio all'indietro per Castellini, battuto due volte nel corso della prima parte della gara, prima da Brigel poi da Galderisi. Ricordiamo che Brigel è stato adibito alla marcatura di Maradona. Ecco ancora Brigel contro Maradona. Maradona questa volta fa filtrare il pallone per Penso. Penso contro Volpati, appoggio per Dal Fiume che arriva. Stupendo intervento liberatorio in acrobazia di Roberto Tricella. Ancora una volta grande campione, dobbiamo dire. Ecco Dal Fiume inquadrato, si avvia a rimettere in gioco per Bertoni. Palleggio pregevolissimo, dobbiamo dire, di Bertoni. Stupenda l'incornata con cui Volpati anticipa Penso, impedendo al suo vecchio amico di battere a rete. C'è quindi ora il calcio d'angolo per il Napoli, è il quarto della partita per gli ospiti, il primo del secondo tempo. Sarà Bertoni presumibilmente, anzi no, è Celestini questa volta che si avvia alla battuta. Ecco il suo pallone che giunge in area. Brigel è ancora una volta il più lesto ad intervenire. Marangon, Fanna, scatta ancora Marangon, ma lo raggiunge Bagni che va a difendere. Ora ancora Bagni contro Marangon, ecco l'appoggio per Celestini messo giù da Fanna che se ne scusa. Calcio di punizione quindi ancora per il Napoli. 1 minuto e 37 secondi del secondo tempo, Verona 2 Napoli 0 il punteggio. Ecco ora Bagni contro Elkier, palla per l'avanzante De Vecchi ora che indica ai suoi dove sistemarsi. Ancora il suo pallone quindi in profondità, dove bravo Bruni a controllare l'avanzamento di un avversario, e quindi c'è una rimessa laterale ora per il Verona. Grande folla al Bentegodi per questa partita d'avvio, pompata anche dai giornali di tutta Italia per il debutto stagionale in campionato di Maradona. Ecco ora un fallo di Di Gennaro su Dal Fiume, c'è un calcio di punizione quindi per il Napoli. Bagni pronto alla battuta, accanto a lui Maradona. Ecco Maradona che riceve, Brigel lo sta controllando, eccolo giungere sul teleschermo. Ancora Bagni, si scontra con Galderisi, palla recuperata da De Vecchi. De Vecchi contro Di Gennaro, Galderisi, tocco all'indietro per Bagni che cerca la botta e Garella si accartoccia a bloccare. 2 minuti e 38 secondi del secondo tempo, Bagni ha tentato di risvegliare la sua squadra con un tiro che Garella ha ben contenuto. Ecco ora Tricella che tocca a Volpati, difende bene la palla Volpati, bel pallone per Tricella, quindi è Di Gennaro. Di Gennaro contro Dal Fiume, distende la falcata Di Gennaro. Ora c'è Bruni, Bruni sul limite, cerca Galderisi, anticipo di De Vecchi, palla recuperata ancora da Maradona. Il Napoli molto deciso in questa fase d'avvio del secondo tempo, ancora Maradona in azione, lo aspetta, vedete Brigel, lancio profondo, ancora un bellissimo intervento difensivo di Domenico Volpati che, ripetiamo, ancora una volta è costretto a fare lo stopper, ma lo fa con grande bravura, con grande mestiere. Ecco ora Bertoni contro Ferroni, fa scintillare il duello tra i due. Bertoni fa rimpallare la palla addosso a Ferroni e usufruisce del quinto calcio d'angolo per il Napoli. 5-4 per il Napoli a questo punto il conto dei corner, 2-0 per il nostro magnifico Verona il punteggio che conta. Ecco la palla fermata a Tricella con uno strano colpo di tacco, c'è il sesto calcio d'angolo ora per il Napoli. È Bertoni che si avvia ancora a battere in prossimità della bandierina della fascia destra. Ora in area cerca di inserirsi Bagni che manca l'impatto con la palla anche per il contrasto di cui l'ha gratificato Brigel. Doppio tentativo di Bagni al terzo e poi al quinto minuto. Ora c'è un fallo di Dal Fiume che un po' ironicamente fa vedere la palla all'arbitro. Ora c'è Tricella che si avvia alla battuta di questo calcio di punizione, pronto Tricella ancora a battere. Ecco Fan che viene a sua volta incaricato
cercano i nostri di guadagnare qualche secondo prezioso. Siamo al quinto del secondo tempo, sempre Verona 2 Napoli 0. Ecco Elchiar che cerca di contendere un pallone a Bruscolotti, che era meglio, cerca di inserirsi Marangon, si avvia comunque a rimettere in gioco con le mani. Ancora Marangon, lascia l'incarico ad Elchiar che, come ormai ben sappiamo, dispone di una rimessa laterale potentissima, preferisce però il tocco breve per Di Gennaro. Ancora Elchiar, Elchiar contro Bruscolotti, se ne va Elchiar, c'è un rimpallo che favorisce però l'intervento di Bagni, fallo comunque di Elchiar su Bagni, calcio di punizione quindi per il Napoli, che si avvia a battere Bruscolotti. Ecco il tocco per Celestini, quindi ancora Bagni che fa lavorare Ferrario. Ecco ancora il Napoli che cerca di manovrare Maradona, Maradona contro Brigel, palla per De Vecchi, anzi Ferrario ora accanto a lui dal fiume. Ferrario cerca Penso, Penso contro Volpati, alla meglio Volpati, ora c'è Fanna, stupendo intervento difensivo di Pierino Fanna, bel appoggio per Galderisi, Galderisi in avanti, controllato da Celestini, cerca di inserirsi Tricella, è bravissimo Tricella, e qui il signor Mattei, il gioco prosegue, Bruni cade a terra, il signor Mattei commette un errore clamoroso e assegna al Napoli una incredibile rimessa laterale. Le nostre immagini hanno mostrato chiaramente che Tricella aveva trattenuto la palla in campo del tutto pulitamente. In questa occasione Bagnoli si è alzato dalla panchina brontolando vistosamente. Ecco Castellini che va a parlare con Bruni, forse lo invita a non perdere tempo, ma Bruni, avete visto tutti, si è preso certamente una botta poco raccomandabile. Fatto sta che continuano a parlottare i due. Ecco il tabellone festante per il punteggio 2-0 sino a questo momento per il nostro Verona. Ecco Ferrario che spinge via Bruni mentre il gioco prosegue con la rimessa laterale concessa certamente affrettatamente al Napoli. Ora il pallone è stato buttato ancora oltre la linea dell'out, rimessa laterale quindi ancora per il Napoli, i raccattapalle gialloblu, ora tutto il mondo è paese, non recuperano il pallone con velocità propriamente vorticosa. È Celestini che cerca lo scambio con Bertoni, palleggio elegantissimo di Bertoni, fallo di Ferroni, ancora Bertoni batte su Ferroni, la palla oltre la linea dell'out, rimessa laterale ancora per il Napoli, inquadrati anche Maradona e Brigel. Maradona non riesce a sottrarsi alla guardia di Brigel, ecco Celestini che tocca a Bertoni, Bertoni ha voglia di deliziare i suoi appassionati con un palleggio ancora molto vistoso, ecco Celestini che dà Maradona, e qui c'è un intervento piuttosto duro di Brigel, intervento forse più fortuito che realmente cattivo. Fatto sta che Maradona, avete visto, è schizzato via dopo l'impatto con il nostro gigante, appare in grado tuttavia di rialzarsi ora Maradona. Ecco Marangon che va a bere, Bertoni gli chiede un po' d'acqua, la riceve e Marangon gli sputa pure sulla mano, avete visto, in modo del tutto involontario chiaramente. Ecco il signor Mattei che sta parlando con Bertoni mentre Maradona ancora una volta si avvia a ricevere i soccorsi del caso. Bertoni e Maradona pronti alla battuta di questo calcio di punizione, inquadrato anche Marangon. Ecco Bertoni che invita Marangon a riprendere il suo posto a distanza regolamentare. 8 minuti e 15 secondi del secondo tempo, sempre Verona 2 Napoli 0 il punteggio. Bertoni pronto alla battuta, ecco il suo pallone tagliato dalla parte opposta, De Vecchi, e nessuno dei napoletani interviene, e quindi Marangon può tranquillamente controllare che la palla varchi innocua la linea di fondo. Nulla di fatto per questo tentativo del Napoli, che noterete dall'inizio del secondo tempo cerca di rendere un po' più incisiva la sua pressione. Il nostro Verona peraltro tiene saldamente il campo e cerca di consegnare alla nostra gioia questo successo. Fino a questo momento il Verona è in vantaggio per 2-0, ecco Garella che butta palla nella metà campo napoletana, quindi c'è Celestini, Fanna si avvia a ributtare in avanti, recupera Ferrario che spedisce via alla brava, quindi Bertoni, stupendo anticipo di Ferroni, Brigel, Maradona, Maradona attenzione se ne va, spunto di Maradona ora, cerca di contenerlo Marangon, Maradona, Tricella, stupendo, Fanna ha toccato forse per ultimo, ma è stato poi Celestini anche a metterci il piede e quindi non c'è calcio d'angolo così come i napoletani invocavano.
Rimessa dal fondo quindi per il Verona, è Garella che si avvia a sistemare la palla nell'area piccola, invita i suoi a portarsi in avanti. Ecco ancora Garella che si avvia finalmente a rimettere in gioco, ecco la palla che giunge a Fanna che cerca la deviazione verso Calderisi, anticipo di Ferrario, ancora Tricella, Fanna sulla fascia sinistra, Elchier, Fanna non chiude il triangolo, quindi c'è Bagni che di tacco dall'indietro a Bruscolotti e c'è un intervento un po' rude di Marangon su Celestini e quindi c'è la ammonizione purtroppo di Luciano Marangon, il tutto al decimo del secondo tempo. Naturalmente vediamo Marangon che cerca un po' di spiegarsi, è intervenuto in modo un po' vistoso su un avversario, calcio di punizione quindi per il Napoli alla prosecuzione del gioco. Ecco De Vecchi pronto a battere, la palla controllata molto bene dobbiamo dire da Bertoni, ma penso non comprende le intenzioni del compagno e non va a raggiungere questo tentativo di Bertoni, giocatore che appare particolarmente pimpante, puntiglioso in questa partita. Ecco Garella che ancora si avvia a rimettere in gioco, ecco il pallone portato ora ancora in avanti da Tricella, quindi un lancio per Di Gennaro, Di Gennaro sulla fascia destra cerca di andarsene, palla oltre la linea dell'out, rimessa laterale per il Verona, 11 minuti dal secondo tempo, sempre Verona 2 Napoli 0 il punteggio. Ecco Di Gennaro che cerca il servizio per Calderisi, bravissimo, ma c'è un intervento poi di Ferrario, Brigel interviene ancora su Maradona dando a Bruni, il quale tocca per Marangon contro Celestini, stringe Marangon, recupera Fanna ora, poi cerca un po' di spazio, se ne va Fanna, però c'è una rimessa laterale per il Napoli, Boldini spintona Fanna, ora Maradona contro Brigel, fallo di Brigel su Maradona, calcio di punizione quindi per il Napoli. Noterete amici sportivi veronesi che state seguendo ora le immagini della partita dei teleschermi di Telearena che Maradona sino a questo momento è stato praticamente annullato da Brigel, che è dovuto si ricorrere a qualche fallo ma sostanzialmente non ha mai abusato delle maniere forti. Ora c'è il Verona con Calderisi in avanti, Calderisi cerca di giungere al cross, Elchier ci mette però le mani perché capisce che non ci può arrivare con la testa, poi brontola un po' all'indirizzo del suo compagno mentre Celestini si porta ora in avanti per il Napoli, ma il gioco viene interrotto dal signor Mattei che ordina un calcio di punizione nel punto preciso in cui Elchier ha toccato la palla con le mani. Ecco Castellini che scambia con De Vecchi, avanza ora De Vecchi nel settore centrale, apre sulla fascia sinistra, ancora il Napoli che cerca di manovrare produttivamente, i nostri stanno contenendo abilmente le manovre avversarie, ma ora attenzione c'è Bagni contro Di Gennaro, ecco Bagni, Bertoni controlla con il destro, spara con il sinistro e realizza un gol molto bello che annacqua peraltro gli entusiasmi degli sportivi gialloblu. 2-1 a questo punto il punteggio, il Napoli è riuscito nell'impresa di accorciare le distanze e quindi a questo punto, ecco guardate quanto entusiasmo, qui sembra di essere a Napoli, il Napoli quindi ora vede un po' più solide le proprie speranze di riagguantare un risultato positivo, il nostro Verona che pensava di poter condurre in porto con maggiore tranquillità il risultato deve raddoppiare la concentrazione e la fatica, ma eccolo il nostro Verona che riprende bene a manovrare con Marangon che dà Calderisi, toccato duro, ora c'è anche un intervento di Celestini su Marangon, forse fortuito, calcio di punizione comunque per il Verona dalla fascia sinistra del nostro fronte offensivo. Marangon è rimasto a terra dopo lo scontro che abbiamo visto con Celestini, ecco Di Gennaro che va a prendere le difese del suo compagno, è rimasto a terra qui anche un napoletano, ci sembra che si tratti di De Vecchi, così è infatti, ecco il medico e il massaggiatore napoletano solleciti
a mettere un po' della loro acqua miracolosa anche sui preziosi arti di De Vecchi. Siamo al 15° ormai del secondo tempo, mezz'ora al termine, 2-1 segnala ora il tabellone luminoso. Brigal, Galderisi, Bertoni, gli autori delle marcature. Calcio di punizione per il Verona già battuto, ecco Di Gennaro in possesso di palla, evita Maradona, ancora Di Gennaro, tocco quindi all'indietro, sopravviene Brigal, difende bravamente la palla, tre uomini su di lui, vedete Brigal è proprio un maciste, la tocca bene per Tricella che dà però a Ferroni, il quale è costretto a toccare all'indietro a Garella. C'è Penso che cerca di guastarci la festa, ma Garella comunque è stato lesto ad intervenire bravamente. E ancora quindi il pallone nella metà campo napoletana, dove c'è Elchier che però Bruscolotti è riuscito a contenere, e quindi Castellini cascia su Fanna. Palla quindi portata ora in avanti da Boldini, Boldini sulla fascia destra, distende la falcata, ora c'è Bertoni, Maradona, attenzione, Maradona contro Brigal, alla meglio Maradona, Brigal si tuffa e coi tacchetti Maradona ha colpito Brigal, probabilmente in modo del tutto involontario. Brigal, l'avete visto, superato da Maradona, si è tuffato con una presa da portiere per cercare di deviargli la palla dai piedi, e i tacchetti di Maradona hanno colpito il capo di Brigal. Vedete che Maradona si scusa con Marangon, il quale gli dice di star tranquillo. Brigal comunque si deve essere preso una brutta botta, ma ancora una volta la forte fibra del nostro magnifico difensore, centrocampista ma anche attaccante, visto che ha saputo segnare il gol dell'1-0, il magnifico gol di testa su cross di Fanna. Dicevamo, Brigal potrà presumibilmente riprendere il suo posto, ora gli vengono portati appunto i soccorsi del caso. Scocca nel frattempo il 16° di gioco, sempre Verona 2, Napoli 1 il punteggio. Ancora grappolo di giocatori attorno a Brigal, sta bevendo ora Galderisi, inquadrati anche Bruscolotti dal fiume, Bertoni, Costa e Bruni, anche Elchier va a consolare Brigal. Ecco la smorfia di dolore di Brigal, che deve aver preso una botta in prossimità dell'orecchio, anche un po' di spugna miracolosa per lui, ed ecco Brigal che si raddrizza un po'. Il gioco proseguirà con un calcio di punizione per il Napoli, in quanto questo stesso intervento di Maradona su Brigal è stato causato da un precedente fallo del nostro tedesco. Ecco Bertoni che si avvia a battere questo calcio di punizione, lunga rincorsa la sua, non sappiamo se tenterà addirittura il tiro in porta. Ecco ora Elchier e lo stesso Galderisi che cercano anche Fanna, ora vanno a far barriera, pronto Bertoni alla battuta, e Maradona di tacco e poi di sinistro sfiora il gol. Avete visto, amici sportivi veronesi, vedete Tricella, non sappiamo se volesse invocare maggiore attenzione dei suoi compagni o applaudire Maradona, e dobbiamo dire che Maradona, annullato sino a questo momento da Brigal, ha saputo comunque cavar fuori dal suo repertorio un pezzo di autentica bravura sul calcio di punizione di Bertoni. Maradona ha arpionato la palla con il tacco e poi al volo con il sinistro ha sfiorato il bersaglio grosso. Ora i nostri ancora in avanti con Marangon, ora Galderisi, ancora Marangon che si avventa, lo fermano, e quindi c'è il Napoli che manovra con Celestini, che tocca De Vecchi, che lascia quindi a Dal Fiume ora inquadrato, cerca il lancio per Penso, Tricella bravissimo di piatto, mette fuori, ancora Bagni per il Napoli, quindi Maradona, Bagni cerca di incunearsi, Fanna, ancora Maradona, ecco il suo appoggio quindi sulla fascia sinistra dove accorre Bruscolotti, Bruscolotti si destreggia, ecco il suo cross, stupendo intervento in acrobazia di Bruni che butta in avanti, quindi c'è Elchier in controffensiva, avanza Elchier, cercano di fermarlo, Elchier aggira un avversario, ancora Elchier, botta, Castellini ha messo fuori, grandissima parata di Castellini dopo uno stupendo spunto di Preben Elchier, che se n'è andato, avete visto, dalla linea di metacampo, ha dribblato ed evitato un paio di avversari e poi ha sparato a rete, e fanfulla Castellini ha dovuto tirar fuori tutta la sua bravura per andare a deviare il tentativo del campione danese. Ora Pierino Fanna la battuta di questo che è il quinto calcio d'angolo per il nostro Verona, ecco la palla in area, svetta Dal Fiume, quindi c'è Bruscolotti che cerca di metter fuori, ma poi c'è Galderisi fermato fallosamente.
Calcio di punizione quindi per il Verona per fallo di Bruscolotti su Galderisi. Vedete inquadrato Fabio Marangon che si sta scaldando ai bordi del campo. Di Gennaro e Celestini stanno parlottando. Ora arriva anche Fanna per la battuta di questo calcio franco. Siamo ormai al 19° del secondo tempo. Il risultato è sempre in bilico a questo punto. Verona 2, Napoli 1. Brigal, Galderisi, Bertoni, gli autori delle marcature. È pronto Pierino alla battuta, mentre Boldini e Celestini si stanno disponendo per la barriera. Poi Boldini lascia solo Celestini, ecco Fanna che batte, cerca la deviazione Marangon, poi tenta una rovesciata che però non gli riesce con la dovuta coordinazione. Nulla di fatto per questo tentativo del nostro Verona e ora c'è Castellini che si avvia a rimettere in gioco con l'ausilio dei suoi compagni. Siamo al 20° del secondo tempo, ecco il pallone recuperato da Bruni che lo spedisce prontamente in avanti, ma recupera ancora De Vecchi, il quale avanza nel settore centrale. Questi è Bertoni, messo giù da Ferroni, recupera Tricella, tutto regolare, ecco Fanna, si invola, stupendo il suo scatto, c'è stato un fallo forse di Bagni su di lui. Brontola un po' Bagni, vediamo se l'arbitro ci ha concesso questo calcio di punizione, ma no, così non è, il gioco è stato fatto proseguire. Cerca di inserirsi Di Gennaro nel disimpegno difensivo dei napoletani. Ora Ferrario tocca per Bagni che appoggia Maradona, controlla la palla Maradona, cerca di inseguirlo Elkier. Maradona, attenzione, preziosismo di Maradona che da terra si alza, evita ancora Elkier. Un altro sprazzo di grande classe di questo grosso campione. Ecco quindi Bertoni, ancora Bertoni in palleggio e poi la palla che varca la linea di porta, però molto alto sopra la traversa. Bertoni, avete visto, sta disputando una partita estremamente insidiosa. Oltre ad aver realizzato il gol dell'1-2, l'argentino si sta esibendo di tanto in tanto in palleggi estremamente preziosi e insistiti, anche se Ferroni lo sta bravamente contenendo alla sua parte. Ora c'è Garella che si avvia ancora una volta a rimettere in gioco. Siamo al 21°, la partita è ancora aperta a tutte le soluzioni, tesa, vibrante. Ecco Fanna, c'è un intervento di Dalfiuma che ferma la palla, poi cerca di recuperare Di Gennaro, ancora Bruni, quindi Bruni, Di Gennaro si avventa sulla fascia destra, se ne va, lo insegue De Vecchi, lo raggiunge, c'è un fallo di Di Gennaro su De Vecchi, dice l'arbitro. Di Gennaro, avete visto, non è molto d'accordo. De Vecchi insegna il loro mestiere da catapalle, quindi c'è De Vecchi e Dalfiume pronti alla battuta. Ecco Dalfiume che riceve e distende il baffo sulla fascia sinistra, ecco il suo tentativo di servizio profondo, interviene Tricella che spara via. Ora c'è il Napoli che cerca di manovrare ancora Tricella di testa, Ferrario e quindi Bagni e quindi ancora Boldini che tocca a Ferrario che preferisce l'appoggio a Castellini. Grande equilibrio in questa fase di gioco, il nostro Verona ha giocato alla grande nel primo tempo, ha subito ora in qualche momento il tentativo di recuperare lo svantaggio da parte del Napoli. Ora c'è De Vecchi, palla ora per Maradona ancora contro Brigel, fa filtrare la palla Maradona per De Vecchi contro Bruni, De Vecchi cerca il tiro, Fanna interviene su di lui, ancora De Vecchi, attenzione Bruni, De Vecchi costretto a girare al largo, Fanna interviene sulla palla ci sembra e vedete che fa cenno a Bruni, all'arbitro, che De Vecchi sia un po' tuffato, poi Fanna un po' nervoso spedisce via la palla, anche De Vecchi si innervosisce un po', molta tensione in campo. Questa partita era stata notevolmente montata anche dall'opinione pubblica, anche dalla stampa. Ora c'è un calcio di punizione per il Napoli dalla fascia sinistra del fronte offensivo degli ospiti. Il Napoli pronto alla battuta, ecco che cerca Dalfiume di toccare il pallone ma riesce semplicemente a sfiorare la palla. Nulla di fatto per questo tentativo del Napoli. Vedete che Maradona è andato a recuperare la palla, a metterla nel vertice dell'area piccola, ed è Garella che si avvia a buttare palla nella metà campo del Napoli. Siamo al 23° del secondo tempo, il Verona cerca di mantenere il proprio vantaggio. Ora c'è Galderisi che cerca di soffiare un pallone dal fiume, ma questo è stato già recuperato da Castellini, accanto a lui ora Ferrario. Castellini spara via quindi nella metà campo giallo-blu, dove c'è Bertoni che cerca di far filtrare una palla che Agarella raggiunge. Ecco Tricella pronto all'appuntamento,
avanza ancora Tricella, inquadrato anche il signor Mattei, non molto mobile dobbiamo dire. Ecco il lancio profondo di Tricella, c'è stato un fallaccio su Galderisi, tutto regolare ancora dice l'arbitro. Il Napoli ci riprova con Maradona, ancora Maradona contro Brigel, Maradona e Brigel, vedete, ancora Maradona, azione prolungata, ma Brigel, vedete quanto è bravo, no, Maradona gli soffia la palla, Brigel invoca il fallo, ancora Maradona, il cross, Tricella, Ferroni, interviene quindi Celestini, cerca di giungere ancora al cross, Di Gennaro interviene e giustamente pronto la Marangon, perché l'intervento di Di Gennaro appariva pulito sulla palla. Il Napoli cerca di rendere sempre più insistente la propria pressione. Siamo al 25esimo del secondo tempo, Verona 2 Napoli 1 il punteggio. Bertoni ed Elchier inquadrati, ma sarà Bertoni a dover battere. Anche Fanna si avvia in barriera, ora la barriera è costituita appunto da Fanna e Galderisi, è pronto Bertoni alla battuta, Bertoni ancora che cerca, si guarda attorno, dà qualche indicazione ai suoi. Ora Bertoni appunto si avvia a battere, palla tagliata dal Fiù, De Vecchi anzi si era tuffato per raggiungere la palla, ecco De Vecchi inquadrato, anche Tricella coraggiosamente si era buttato sulla palla, forse i due si sono anche un po' inzuccati, comunque il gioco ora prosegue, vediamo che Bertoni e Galderisi stanno a discutere con la guardaline, Marangon va a far da paciere, ora c'è Bertoni che ancora va a sistemarsi la palla per il settimo calcio d'angolo napoletano. 26 minuti del secondo tempo, sempre Verona 2 Napoli 1 al punteggio, Bertoni batte, palla nel mucchio e si inserisce ancora Brigel a liberare. Avrete notato amici sportivi veronesi, lo diciamo a coloro che non hanno assistito personalmente alla partita del Bentegodi, avrete notato quante volte Brigel compare nelle azioni decisive, ha fermato Maradona, segnato il gol dell'1-0, è sempre presente in difesa quando c'è da incornare via. Ora Maradona batte ed è ora De Vecchi che cerca di far pervenire un pallone ai suoi, ma può liberare Bruni che tocca a Galderisi, ancora Galderisi quindi per Brigel, eccolo qua di tacco per Galderisi, sopravvenuto da De Vecchi che tocca all'indietro per Ferrario che dà quindi a Bagni. Bagni contro Bruni, ora sopravviene Boldini, Boldini sulla fascia destra, Bruni lo insegue, palla quindi per Bertoni, il cui colpo di tacco non impensierisce Ferroni che dà Tricella ed ecco che dà Di Gennaro ed ecco Tricella, stavamo dicendo pronto al disimpegno, Tricella ora lo vedete va a scattare nella posizione della destra mentre la palla è a Fanna, riceve Tricella, magnifico Tricella, ecco il suo cross basso e Ferrario impedisce a Galderisi per un soffio di raggiungere la palla di testa, rivediamo l'azione bellissima, Tricella bravissima ancora, vedete che Ferrario addirittura rischia l'autorete per impedire a Nanno Galderisi di raggiungere la palla con il suo ormai proverbiale ottimismo. Amici sportivi veronesi, avete visto ancora una volta un bellissimo inserimento offensivo di Roberto Tricella, bravissimo non soltanto in fase difensiva ma anche capace di cogliere subito al volo il momento in cui è necessario spingersi in avanti, e quindi il cross di Roberto Tricella è stato fermato poi da Ferrari un attimo prima soltanto che Galderisi riuscisse a spedirlo a rete. Ora si avvia ad entrare in campo Caffarelli con il numero 13 al posto di Boldini, questo indica che Marchesi vuole rendere un po' più consistente la pressione napoletana in quanto Caffarelli è praticamente un tornante mentre Boldini agiva da terzino su Fanna, ecco Fanna che batte questo calcio d'angolo, ancora Castellini che va a bloccare su Elchier, calcio di punizione quindi ora per il Napoli perché l'arbitro ha visto un fallo di Elchier sullo stesso Castellini, ecco il pallone affidato dal Fiume, dal Fiume sulla faccia sinistra, avanza ancora dal Fiume, Fanna su di lui, ancora il pallone che filtra ma fermato stupendamente da Di Gennaro che dà a Bruni, ancora Di Gennaro, i nostri si sono ritrovati ormai completamente, Di Gennaro all'indietro comunque per Tricella che avete visto è bravissimo da girare Penso, aggira anche un altro avversario, poi tocca per Ferroni che dà a Brigel, Brigel ha evitato stupendamente un avversario, si tratta di Dal Fiume, ancora Brigel per Elchier che lascia Galderisi, bellissima azione dei nostri, Galderisi contro Bruscolotti, bravo Galderisi ma Bruscolotti ha la meglio sul secondo rimpallo e poi spara via. Ancora quindi Bertoni in lotta con Ferroni, molto bello il duello tra questi due giocatori, ecco Caffarelli che scatta sulla destra ma Bertoni preferisce toccare a Maradona, ancora una volta Maradona contro Brigel ma arriva Fanna che consente a Di Gennaro di intervenire, forse non era proprio pulitissimo l'intervento di Fanna che comunque è pronto a ribaltare ancora il fronte offensivo e se ne va con uno scatto dei suoi, Celestini cerca di arginarlo, ancora Fanna, Fanna contro Celestini, cerca di andarsene Pierino, ancora Fanna e
Fanna viene messo giù da Celestini, calcio di punizione per il Verona. Torniamo a sentire le nostre emozioni in diretta dai microfoni gialloblu di Radio Adige. Di tempo, ma il nostro Verona ora cerca di riportarsi in avanti con sempre maggiore insistenza. Ora siamo al 29esimo, il tempo sembra veramente non passare mai. Verona 2, Napoli 1, amici sportivi veronesi, il punteggio mentre stiamo ancora attendendo lo scoccare della mezz'ora del secondo tempo. Briga, Galderisi, Bertoni, gli autori delle marcature. Fanna pronto alla battuta di questo calcio di punizione. Intasatissimo ora l'area del Napoli, tutti i giocatori si spostano da una parte all'altra. Ecco Fanna, rete di Gennaro, di Gennaro, di Gennaro. Siamo al 29esimo, al 30esimo anzi, al 30esimo del secondo tempo, quando su questo calcio di punizione battuto da Pierino Fanna, Antonio Di Gennaro si è librato in volo e ha colpito di testa andando a battere imparabilmente Castellini. Amici sportivi veronesi, Verona 3, Napoli 1, allì, 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 Brighe, Galderisi, Bertoni, Di Gennaro, gli autori delle marcature. Ora i minuti da attendere per il termine sono 14, ma possiamo attenderli forse. Ecco, qualcuno si domanda come si fa poi a perdere la voce alla domenica. 3-1 quindi per il nostro magnifico Verona a questo punto della partita. Siamo al 30esimo, 19 secondi, Verona 3, Napoli 1, ripetiamo l'entusiasmante punteggio a questo punto. Rabrigel si incavola come una belva perché sostiene di non aver assolutamente commesso fallo su Maradona. Si sa quanto ci sia da temere su questi calci piazzati. Il nostro Verona tuttavia ora guarda il Napoli dall'alto di un 3-1 che ci rende un po' più tranquilli. Inquadrati in questo momento ora Maradona, Bertoni, Penso e anche Galderisi, Bruni, Brigel. Il Verona in vantaggio per 3-1, Brigel, Galderisi, Bertoni, Di Gennaro, gli autori delle marcature. Dopo aver subito la massiccia pressione del Napoli per tutta la parte iniziale del secondo tempo, il Verona è riuscito a ristabilire le distanze con un gol di Antonio Di Gennaro. Ora assistiamo a questo calcio di punizione che Maradona si avvia a battere, accanto a lui anche Bertoni e Penso. Vediamo Bertoni vicino alla palla, vediamo che sta indicando ora ai suoi compagni dove sistemarsi. Ecco Bertoni che si avvia ancora a battere, sembra prendere la rincorsa anche Penso, che è l'uomo più a sinistra di tre schermi. Ecco Bertoni invece, palla che va vicino al palo alla destra di Garella, comunque batte contro i tabelloni pubblicitari. A proposito della rete di Di Gennaro, dobbiamo anche dire, amici sportivi veronesi, che forse avrete notato dalla nostra ripresa televisiva che c'è stato forse dopo il colpo di testa di Di Gennaro una deviazione da parte di Bruscolotti. Comunque ce lo diciamo sottovoce perché Di Gennaro merita ampiamente il premio di questo gol. Con Marangon che crossa e Castellini va a bloccare su Galderisi. Ripetiamo che il gol appartiene al diritto di Antonio Di Gennaro, autore di un inizio di stagione scintillante. Ora il Napoli cerca di spendere le sue ultime cartucce, ma mancano 13 minuti soltanto al termine della partita. Ecco Volpati che la fa da Maradona, ma il vero Maradona è quello che gli soffia la palla. Volpati lo abbraccia, Maradona non gradisce. Calcio di punizione per il Napoli, già battuto ora dal Fiume, riceve da De Vecchi, sempre più pignolo il signor Mattei, fa ripetere la battuta, dalla in fondo bisogna battere, va a sistemarsi quindi la palla Bagni. Siamo sul 3-1 quando mancano 12 minuti e mezzo al termine della partita e quindi il nostro Verona a questo punto, amici sportivi veronesi, può controllare con maggiore tranquillità l'andamento delle operazioni, pronto a consegnare alla nostra gioia questa magnifica vittoria. Ancora il Napoli comunque che cerca di portarsi in avanti generosamente. Ecco Bagni che chiede palla, la riceve, va a disturbarlo Di Gennaro. Ancora quindi Bagni per Dalfiume che cerca un appoggio per il solito Bertoni. Tricella interviene quindi sulla fascia sinistra, accorre ora Celestini se non andiamo errati, ma c'è Bruni che mette palla in calcio d'angolo. È l'ottavo calcio d'angolo per i napoletani ed è Caffarelli pronto alla battuta. Caffarelli, ricordiamo, è entrato in campo al posto di Boldini. Palla nel mucchio, nessuno riesce ad intervenire. Dalfiume avrebbe potuto forse metterci il piede, ma ha mancato, grazie al cielo, l'impatto con la palla. Ora lo stesso Dalfiume manda il pallone all'indirizzo di Garella
che invita i suoi a portarsi un po' in avanti, 3-1, grande entusiasmo sugli spalti, amici sportivi veronesi, grande entusiasmo naturalmente in tutta la nostra città per questa squadra di Bagnoli che non cessa di stupirci e di farci soffrire e gioire in questi incontri eccezionali ai quali ci ha ormai da tempo abituati. Ecco ora il pallone fermato dall'arbitro, vediamo Bruscolotti che ha mollato una manata ad Elkjær. Elkjær si guarda intorno, dice un po', guarda un po' che cosa mi tocca subire. Ora attenzione, un'altra zuccata di Bruscolotti ad Elkjær, che è bravissima a non reagire. Incredibile comportamento di Bruscolotti. Ora c'è un intervento della nostra difesa, quindi ancora cerca di intervenire Elkjær su Bruscolotti. Bruscolotti, pugno ad Elkjær, e vedete lo sbandieramento del guardaline che ha visto tutto. Brigel va a brontolare all'indirizzo di Bruscolotti, anche dal fiume va dal guardaline. Ora il guardaline sta raccontando tutto al signor Mattei, le parole si possono forse intuire. Vediamo il signor Mattei che estrae il cartellino rosso, effettivamente l'intervento, triplice intervento falloso di Bruscolotti. Ecco, cartellino rosso per Bruscolotti, che ha commesso un triplice fallo su Elkjær. Prima avete visto, gli ha dato un buffetto non propriamente amichevole, poi un tentativo di testata, poi una gomitata. A questo punto mancava solo che estraesse la pistola per il colpo di grazia. Bruscolotti è giocatore per il solito, è piuttosto energico ma sostanzialmente corretto, ma Elkjær evidentemente con la sua pericolosità gli ha fatto un po' perdere la calma. Ecco Bruscolotti che se ne va dal campo ed ecco il popolo gialloblu che invoca la Serie B per il Napoli, che per dire il vero non dovrebbe in questa stagione correre rischi del genere, in quanto dopo 2 anni di sofferenze la squadra partenopea ha saputo cavar fuori i miliardi che sappiamo per rinforzarsi nel modo più adeguato. Ecco ora Maradona, Marangon, Brigel, Mattei, arriva anche Bertoni. C'è molta tensione in campo, fatto sta che il tempo continua a passare e ora mancano solo poco più che 9 minuti al termine della gara. Il Verona in questi 9 minuti giocherà in 11 contro 10 e quindi ha una possibilità in più per condurre valorosamente in porto questo risultato di 3-1 che è stato sancito, ricordiamo, dai gol di Brigel, Galderisi, Bertoni, Di Gennaro. È ora Maradona che si avvia a battere questa punizione, ancora qualche scaramuccia. Il signor Mattei, anche se è intervenuto giustamente con l'espulsione di Bruscolotti, non appare sempre giustamente energico. Ora c'è Maradona che si avvia a battere questo calcio di punizione. Ecco il suo pallone per Bertoni e Brigel ammazza un paio di fotografi andando a scaraventare oltre la linea dell'out. Rimessa laterale quindi per il Napoli da Maradona a Caffarelli, messo giù da Marangon e Caffarelli ha dato un calcetto a Marangon. Marangon lo manda a quel paese, ancora elettricità in campo. Ecco Bertoni che va ad accarezzare Marangon, Celestini ci si mette pure lui e c'è molta tensione in sostanza, amici sportivi veronesi, per questo finale di partita. Il Napoli si aspettava probabilmente un avvio di stagione ben diverso, visto le attese di tutti i suoi mille appassionati. Ancora Bertoni alla battuta di questo calcio di punizione, Galderisi e Fanno in barriera, è pronto Bertoni a battere, Garella bravissima va a bloccare con bella sicurezza e ora spedisce all'indirizzo di Galderisi. Galderisi contro Celestini che mette oltre la linea dell'out, rimessa laterale quindi per il Verona, ancora in prossimità della linea mediana del campo. È Marangon che si incarica della rimessa laterale, palla quindi per Fan, Celestini lo tocca duro, avete visto, ancora Celestini contro Marangon, ancora elettricità in campo, calcio di punizione per il Napoli già battuto. Il signor Mattei invita tutti alla calma, Bagni, Maradona, De Vecchi inquadrati ed ecco entrare in campo in questo momento Turchetta in sostituzione di Nanu Galderisi, grande protagonista della partita. Galderisi, ricordiamo, ha segnato un bellissimo gol al 32esimo del primo tempo, è stato il gol del 2-0. Ecco Turchetta, ex varesino, inquadrato, pronto a prendere il suo posto in questi ultimi scampoli di partita. Mancano esattamente 7 minuti al termine della gara. Ecco Maradona nel settore centrale, cerca un lancio profondo, intervento di Ferroni su Bertoni, ancora Bertoni che si diverte a palleggiare, palla per Caffarelli, fermato però da Tricella, recupera Caffarelli che dà a Penso che tocca dal fiume, ancora dal fiume, fermato da Bruni, bravissimo Bruni che si
si è inserito ottimamente nella traiettoria della palla. Ed ecco Elkjær, Elkjær in controffensiva, sopravviene il solito grandissimo Tricella. Ricordiamo che un suo cross dalla fascia destra ha prodotto un'occasione da gol bellissima, ed ora c'è un fallaccio di Celestini su Tricella. Ora Celestini, vedete, fa l'innocente con il signor Mattei. Tricella è rimasto purtroppo a terra. Elkjær invoca soccorsi ad opera del massaggiatore, del medico gialloblu. Anche Fanna va a vedere che cosa è successo. Calcio di punizione quindi per il Verona. Ecco Turchetta, Fanna ed Elkjær inquadrati accanto a Tricella, che ancora non può riprendere il suo posto. Il signor Mattei invita il medico gialloblu ad intervenire. Si continua così a perdere del tempo che potrebbe essere prezioso per il Napoli, e vediamo che adesso purtroppo ci sono dei tafferugli nel settore occupato dai sostenitori napoletani. Ecco qui la situazione appare un po' più calma, ma vedete che per calmarla ci vogliono questi signori con i moschetti. Ora c'è anche un signore che mostra di aver preso una botta in testa. Comunque torniamo ad occuparci di calcio, ed è Tricella che può riprendere sempre il suo posto dopo l'intervento del dottor Costa e del massaggiatore Stefani. Fan ed Elkjær pronti alla battuta di questo calcio di punizione. Maradona e Celestini in barriera. Ora ancora tafferugli inquadrati dalle nostre telecamere, mentre c'è Fan che si avvia a battere questo calcio di punizione, poi finta, invoca la giusta distanza della barriera. 40 minuti e 10 secondi, soltanto 4 minuti, poco più di 4 minuti e mezzo quindi al termine della gara. Ecco Celesti Castellini che butta palla nella metà campo gialloblu, dove c'è un intervento falloso di Bertoni su Ferroni. Calcio di punizione quindi per il Verona. Di Gennaro che si avvia a battere, poi lascia l'incarico a Tricella che sembra aver recuperato la propria integrità. Ancora Tricella che si va sistemando il pallone. Tricella e Ferroni inquadrati. Ecco la palla spedita verso Turchetta, anticipato da De Vecchi con intervento irregolare in gamba tesa. Calcio di punizione quindi per il Verona dalla zona di tre quarti. Elkjær, Di Gennaro, Marangon inquadrati accanto alla palla. Marangon che sta sistemando la palla in questo momento. Ancora Di Gennaro che tocca per Elkjær. Elkjær contro Caffarelli, difende la palla Elkjær, ha superato un avversario, ha superato anche Maradona, quindi Turchetta, anche Turchetta evita Diaghito, poi tocca per Elkjær e c'è Caffarelli che gli mette palla oltre la linea dell'out. Rimessa laterale quindi per il Verona dalla fascia sinistra del nostro fronte offensivo. Elkjær prende come di consueto la sua lunga rincorsa. 41 minuti e 21 secondi. Forse, amici sportivi veronesi, a questo punto tutti sono convinti di avercela fatta. Il nostro Verona sta conducendo con un magnifico punteggio di 3-1. Ci riprova ancora il Napoli con Penso. Penso contro Volpati, tre uomini su Nico, e recupera Volpati toccando all'indietro per Tricella. Governa la palla Tricella, quindi c'è Marangon. Marangon sulla fascia sinistra evita Maradona con un lancio profondo che Elkjær cerca invano di deviare per Turchetta. È De Vecchi che tocca Ferrario, quindi ancora Caffarelli che evita il recupero di Turchetta. Ancora Caffarelli, Turchetta commette un fallo, calcio di punizione che Maradona si avvia a battere. Maradona e Turchetta inquadrati, anche Elkjær ora sul teleschermo. Ecco Maradona che appoggia per Bagni, che tocca De Vecchi. Quindi ancora per Bagni, Bagni contro Bruni, cerca spazio Bagni, attenzione, esce su di lui Tricella che ferma la palla e consente il recupero quindi di Volpati. E ancora il Napoli che cerca di spendere le sue ultime cartucce, ma mancano ormai soltanto poco più di 2 minuti e mezzo al termine. Ecco Turchetta che dà a Di Gennaro, che tocca a Brigel, si distende in avanti il nostro Verona. Ecco Brigel che come un carro armato avanza sulla fascia sinistra. Avete visto che Bagni ha cercato di mollargli un calcione, ma ha trovato una gambotta di granito e quindi non è riuscito a mettere giù il nostro magnifico Panzer, giocatore comunque che non dispone semplicemente di un grosso fisico, ma che sa effettivamente giocare al calcio trovando sempre la posizione migliore per inserirsi. È ora Di Gennaro che si avvia a battere questo calcio di punizione, mentre manca 1 minuto e mezzo al termine. Ecco Bruni che riceve, Bruni contro Dal Fiume, scatta Di Gennaro, bravissimo, ma c'è stato il gioco prosegue. Ecco Fanna tenta la botta e Castellini para.
Avevamo sentito un fischio, ma evidentemente non era quello del signor Mattei. Avete visto che l'azione è proseguita, ora c'è ancora Ferroni in lotta con Bertoni, il fallo stavolta è del nostro uomo. Un minuto, poco più di un minuto soltanto al termine della partita, c'è qualcuno che nonostante la presenza del sole vuole scaldarsi con questo fuocherello che, per dire il vero, è invece lo specchio di una delusione cocente da parte di molti sostenitori napoletani. Ora entra in campo Donà, è entrato in campo Donà quando manca semplicemente un minuto alla fine. Si tratta di una sostituzione evidentemente voluta da Bagnoli semplicemente per perdere ancora qualche secondo prezioso. È uscito per fargli posto Bruni, uno dei migliori del nostro Verona, magnifico protagonista della partita. Ecco ancora Tricella che interviene da par suo, cerca un lancio profondo, De Vecchio interviene, palla per Celestini che cerca di andarsene, Fanna lo controlla, Celestini dopo l'uscita di Boldini è andato su Fanna, ora c'è Maradona che cerca lo scambio, ancora Celestini, Celestini contro Fanna ancora, Fanna stupendamente ferma Celestini, palla recuperata ancora da Dal Fiume che spedisce in avanti un po' casualmente, ora c'è Bertoni che cerca di voltarsi, è certamente il più pericoloso del Napoli, ma poi c'è Di Gennaro che governa bene, da Fan, bel disimpegno del Verona, ora c'è Donà che porta in avanti la palla con sicurezza. 44 minuti e 45 secondi, ormai il tempo regolamentare va scadendo, i sostenitori gialloblu vedono realizzarsi il sogno che avevano cullato allegramente nel corso di quest'ultima settimana. Il nostro Verona mostra di potercela fare, ora Fan viene abbattuto, il nostro Verona, dicevamo, mostra di potercela fare contro il Napoli. Questo 3-1 è un punteggio certamente da ricordare, così come da ricordare di felice auspicio è questa prestazione del nostro Verona che ha saputo affrontare la formazione napoletana con grande grinta, con grande aggressività, con la compattezza di squadra che ben conoscevamo. Ancora una volta i due acquisti, Brigal ed Elkier, si dimostrano estremamente azzeccati e vengono ad aggiungersi agli altri 9 undicesimi della squadra che già lo scorso anno fu protagonista. Vediamo che ora Ferroni cerca di portarsi a casa un ricordo di Maradona soffiandogli la scarpa, brontola Maradona e si rimette la scarpetta preziosa come Cenerentola, ma la favola per il Napoli non finirà stavolta, lo sappiamo, nel modo migliore. Ed ecco Maradona che cerca un lancio profondo, ma c'è ancora Brigal che si permette un colpo di tacco sulla palla, ma poi sbaglia Turchetta e Maradona se ne va, superato anche Marangona. Attenzione, ecco Maradona che poi, forse un po' stanco, forse non intendendosi con Penso, cerca un servizio profondo che Garella fa suo. 46 minuti ormai del secondo tempo, amici sportivi veronesi, si può veramente dire a questo punto che è fatta. Il nostro Verona ha superato il Napoli per 3-1, ecco gli ultimi scampoli di partita, ecco Donà che mostra di poter mettersi in bella evidenza, Brigal, grande protagonista della gara, ecco l'altro straniero Elkier che non ha forse brillato così come Brigal, ma ecco Elkier che ci smentisce clamorosamente con l'ultima azione, poi c'è Dal Fiume comunque che anticipa Turchetta, Elkier comunque ha confermato la propria pericolosità, ha fatto addirittura saltare la mosca al naso ad un tipo come Bruscolotti, mentre Brigal, ricordiamo, l'avete visto tutti, è stato il grande protagonista di questa partita, ma nessuno dei gialloblu, ed ecco in questo momento, amici sportivi veronesi, che è finita, nessuno dei gialloblu merita di essere dimenticato in questo elogio conclusivo che va alla magnifica pattuglia di Bagnoli che è opposta al Napoli acclamatissimo e referenziatissimo di Maradona, è riuscito a dimostrare la propria compattezza di squadra, un solo uomo pur grandissimo come Maradona, pur affiancato peraltro da bravissimi compagni, non può farcela contro una squadra così compatta e forte come il nostro Verona, che fa del collettivo, della coesione, la propria arma migliore. Ed ecco i nostri che giustamente si abbandonano alla felicità, all'entusiasmo della vittoria e consegnano la gioia del 3-1 anche ai mille e mille sostenitori scaligeri che hanno vissuto questa magnifica giornata di sport. Ecco i giocatori del Verona che abbandonano con quelli del Napoli il terreno di gioco. Ripetiamo, amici sportivi veronesi, il Verona ha battuto il Napoli per 3-1, Brigal, Galderisi, Bertoni, Gennaro, gli autori delle marcature. Il Verona ha vinto, via il Verona, ale ale ale.